Mia nonna era del 1916, quindi presumibilmente è una storia che si è ambientata nel 1922-24. Lei era ancora giovane, piccolina, voleva andare in chiesa la domenica, come tutte le ragazzine, partiva dalla sua cascina, proprio qua dove abito io, e andava su fino in paese, si faceva la sua camminata mezz'oretta, si vesteva il vestito bello e partiva, andava a messa. Questo era una consuetudine di tutti i giorni, cioè tutte le domeniche andava a messa. Però è passato un periodo che non riusciva più a farlo, perché c'era qualcosa che la disturbava. Arrivava su un vecchio lavatoio che c'è ancora, si chiama Lavel de Lavrock, che oltretutto Lavrock significa l'acqua sopra le pietre. In questo lavatoio c'era un ramo che scendeva mentre che lei passava e non la lasciava passare, non la lasciava andare avanti. La bambina piangeva, tornava a casa, una volta, due, tre, l'ha raccontata a sua mamma. E sua madre gli ha detto: ma fai una cosa, prendi quel vecchio falcetto che c'è sotto, che usa il papà per tagliare la legna, lo ungi con l'olio benedetto del periodo pasquale, passi di là, prendi questo falcetto e dai un bel colpo secco al ramo. La bambina, un po' incredula, si è messa il vestitino bello, era domenica mattina, parte, va a messa, sale la collina. Appena arrivata al lavatoio, il ramo si abbassa verso di lei. Lei con un colpo deciso taglia di netto un bel pezzo del ramo. Il ramo riparte su, lei va a messa, lei torna a casa, racconta la storia alla mamma, dice: sai, adesso sono riuscita ad andare a messa e non ho avuto problemi, non mi ha più ingarbugliato il ramo nei capelli, non mi ha più sporcato il vestito come faceva di solito. E la mamma gli ha detto: vedrai, qualche giorno vedrai che qualcosa succede. Un po' più in là c'è un prato in cui un vecchio contadino seminava il grano e proprio nei giorni appresso a questa vicenda aveva tutte e due le mani con dei tagli nelle dita, tutto bendato e fasciato. Quando la bambina gli ha chiesto cosa gli era successo, fa: oh, la sassè, su tagliame con un fausset. E comunque questa storia che mi ha raccontato la nonna è andata avanti per anni, si diceva, si parlava, ma io ti posso ancora dire una cosa, che quando le lavandaie venivano qua al lavatoio a lavare i panni come era consuetudine, tante volte si sentivano dei rumori, si sentivano dei rumori di rami che andavano, e alcune donne la sera, quando era verso le 5, le 6, scappavano proprio. Non è che andavano a casa tranquille, ma sentivano dei rumori talmente particolari che forse qualcosa di vero c'è ancora in questa storia.